Salve, sono Giacomo De Angelis e sono un consulente tecnico del controllo qualità e risolvo problemi nel mondo delle calzature. Vuoi conoscere e approfondire i segreti e le tecniche che si celano dietro al mondo della produzione delle scarpe di qualità? Seguimi e lo scopriremo insieme. Fondi o suole in gomma. Per produrre la suola in gomma sono necessari dei processi di impasto dei materiali, stampaggio e cottura del prodotto stampato. Per far sì che le suole, una volta stampate, si stacchino facilmente dagli stampi, viene steso sullo stampo un distaccante a base silicone. Oggi il silicone è sempre meno impiegato da quando si usano estrattori meccanici che comunque non garantiscono una pulizia perfetta della suola. Questo è un esempio di suola in gomma e di seguito elenco i processi in ordine di esecuzione. Cardare il fondo in gomma molto bene per tutta la superficie da incollare, oppure lavare molto bene la suola con un solvente aggressivo allo scopo di rimuovere il silicone distaccante impiegato nel processo di stampaggio per togliere i fondi dallo stampo. Da notare, il processo di pulizia del silicone con solvente, se fatto correttamente con una buona rimozione meccanica, dona un potere di incollaggio superiore rispetto alla cardatura, grazie alla maggiore regolarità delle superfici da incollare. Il solvente che dobbiamo usare è uno tipo questo qui, un solvente aggressivo che riesca a rimuovere il silicone dalla superficie da incollare. Applicare un alogenante come questo sulla superficie del fondo da incollare. Attendere almeno 30 minuti prima di applicare il mastice. Applicare in seguito il collante a caldo poliuretanico e attendere almeno 15 minuti per l'asciugatura del collante. Scaldare bene sia il fondo che la scarpa per riattivare la colla a caldo in base alla temperatura consigliata dalla casa fornitrice sulle specifiche del collante utilizzato. Posizionare correttamente la scarpa sul fondo da incollare. Pressare prima che le superfici si raffreddino. Il tempo e la potenza di pressione della pressa per il mastice poliuretanico a caldo non è influente ai fini di un corretto incollaggio. Appena uscita la gomma era possibile applicare il mastice neoprenico, sempre una volta sgrassato il fondo, era possibile incollarlo anche con il mastice neoprenico. A questo punto bisogna fare attenzione alla potenza e alla pressione, alla potenza della pressa e al tempo di pressione. Per domande o chiarimenti su casi specifici, contattami in privato o scrivimi una mail, ti risponderò al più presto possibile. Segui anche il mio blog www.consulenzaproduzionecalzature.it.